Presidente Pizzul, si è prenotato per il gruppo il Partito Democratico, ne ha facoltà di intervenire. Grazie Presidente, ringrazio anche il Presidente Fontana per aver accettato di venire in aula a riferire riguardo gli eventi di cui siamo venuti a conoscenza quest'oggi. L'avevamo chiesto questa mattina e gli sono appunto grato, gli riconosco il fatto di aver appena potuto essere presente qui in aula per darci una sua posizione riguardo i fatti di cronaca che purtroppo hanno colpito una volta di più questa nostra regione. Spiace vedere una sedia di un sottosegretario vuota, perché questo è un colpo duro, doloroso all'istituzione e alla Regione Lombardia. E ovviamente noi lasciamo alla magistratura il compito di approfondire, di andare fino in fondo, e speriamo che lo faccia anche in tempi adeguatamente contenuti per chiarire quello che è accaduto e quello che è entrato sotto il fascio di attenzione della magistratura. Tra l'altro, purtroppo, per quanto si è avuto modo di capire fin qui, siamo in presenza di una sorta di sistema, un qualche cosa che si è molto molto ramificato e che non riguarda singoli individui, ma ha trovato riscontri, ha trovato appigli, ha trovato in qualche maniera udienza all'interno di diverse parti dell'amministrazione lombarda. Diamo atto, per quanto conosciamo fin qui, del fatto che il Presidente Fontana risulta essere una parte offesa, però all'interno delle fin qui sommarie ricostruzioni che abbiamo avuto modo di cogliere in queste ore, abbiamo purtroppo notato come il modo in cui si sia data udienza a determinati soggetti, si siano portate avanti determinate istanze, configura uno stile che pensavamo potesse essere considerato ormai lontano dall'amministrazione di questa regione. In realtà purtroppo da quello che si coglie vediamo un sottobosco di relazioni, di modalità di affrontare l'azione politica che purtroppo ha poco a che fare con l'interesse dei cittadini, ma riguarda invece l'utilità possibile di coloro che all'interno della politica si fanno strada in maniera poco trasparente. Non sta a noi giudicare. Però politicamente io mi sento di dover chiedere conto a questa giunta del fatto che non è riuscita, nonostante le buone intenzioni dichiarate fin da subito in quest'aula da parte del Presidente, di arrivare a quella trasparenza, a quella linearità, a quella inattaccabilità dal punto di vista anche degli addebiti riguardo fatti che poco hanno a che fare con la correttezza della pubblica amministrazione. La fiducia che è stata accordata a chi purtroppo in questo momento si trova all'interno di una vicenda giudiziaria è un fatto sì giudiziario, ma è anche un fatto politico, perché purtroppo attraverso queste persone si è configurata una rete che non abbiamo ancora scoperto del tutto e toccherà alla magistratura portare alla luce, che non ci lascia assolutamente tranquilli. Apprezzo anche il fatto che il Presidente Fontana abbia deciso di sospendere dall'incarico il sottosegretario. Fosse stato per me avrei ritirato le deleghe, ma queste sono scelte ovviamente di chi sta amministrando in questo momento. Io sollecito e invito il Presidente a fare in modo che ci sia la maggior tutela possibile di queste nostre istituzioni di fronte a episodi che francamente ci saremmo augurati facessero parte del passato di questa regione, invece li ritroviamo comparire in una maniera che francamente non ci piace e ci lascia molto molto tristi. Quindi ribadisco, sosteniamo il Presidente nella tentativo di fare chiarezza, nel tentativo di rendere queste istituzioni
il più inattaccabili possibili, però sulla responsabilità politica francamente non potete tirarvi indietro, perché quello che abbiamo visto in queste ore è un qualche cosa che è addebitabile a questa maggioranza, e mi auguro che questa maggioranza sia capace di fare chiarezza e di rispondere ai cittadini, perché altrimenti davvero torniamo a pagine che avremmo voluto tutti lasciare alle nostre spalle. Per cui grazie di essere qui presente.